Buongiorno a tutti. Siamo a una nuova iniziativa legata a Sguardi Altrove Film Festival, che è Sguardi Incontri, e in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. I nostri incontri sono dedicati ai talenti al femminile del cinema italiano. Quest'oggi incontriamo Deborah Vrizzi, che è una direttrice della fotografia italiana, e nello stile del festival noi raccontiamo sempre delle storie di donne che comunque sia against all odds, cioè contro qualsiasi decidono di svolgere il loro lavoro e di portare avanti la loro passione. In particolare è interessante sentire questa voce perché in Italia e direi quasi anche nel mondo non sono molte le donne direttrici della fotografia. Abbiamo avuto 2 anni fa una direttrice americana che è stata segnalata Rachel Morrison, ha avuto la nomination all'Oscar. In Italia ce ne si stanno moltiplicando, diciamo, ma è proprio per questo sono ancora meno all'interno dei mestieri del cinema delle sceneggiatrici e delle registe. Quello che però, come sempre, appunto, ci interessa raccontare sono le loro esperienze. E in questo caso abbiamo appunto con noi Deborah Vrizzi che ci inizierà a raccontare come mai ha deciso di fare questo mestiere. Benvenuta Deborah, ecco, a te la parola. Il direttore della fotografia è quello che crea, diciamo, l'atmosfera del film, e quindi insieme al regista decide il tipo di inquadratura, l'obiettivo da usare, il movimento di camera da fare, quindi lo risolve sia a livello tecnico ma anche a livello emotivo e narrativo. E ovviamente sì, ogni storia ha un suo modo, una sua necessità, e quindi a seconda di questo il direttore della fotografia avrà uno sguardo diverso. Il film che hai fatto, l'ultimo mi pare, perché tu ti occupi sia di documentari ma anche quello di quel testimone di giustizia di cui ti sei occupata. Qual è l'ultimo film di cui ti sei occupata? L'ultimo film è un'opera prima che abbiamo girato in Bulgaria, in bulgaro, con 2 registi, un americano e una ragazza bulgara, ed è una black comedy. Devo dire che hanno avuto un approccio molto singolare per raccontare questa storia. E la sceneggiatura era molto interessante e devo dire che mi hanno sorpreso perché inizialmente, appunto, la mia difficoltà era riuscire a condividere il loro sguardo. E invece, una volta cominciato, siamo partiti e appunto mi ha sorpresa in maniera positiva come qualcosa che io non riuscivo a immaginare ha preso corpo e ha avuto senso, ecco. Quindi sì. Allora, tu hai da sempre hai voluto fare la direttrice della fotografia o hai iniziato appassionandoti alla No, fotografia? fin da piccola desideravo fare la stilista e ci sono stati una serie di ostacoli nel mio percorso di studi, per cui non riuscivo mai a dedicarmi a quella cosa e mi si interferiva appunto con qualcos'altro. E una è stata la fotografia. In ogni caso, per un certo periodo ho fatto la stilista. E mentre facevo questo lavoro e mentre vabbè, ho compilato la tesi per l'Accademia di Belle Arti, eccetera, ho avuto questo incredibile meeting con il cinema e appunto sono rimasta talmente affascinata che ho deciso di provare. Quindi ho provato a entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, è andata bene e da lì ho iniziato questo percorso. E, sì.
E da lì sei. Senti, siccome appunto uno dei temi appunto di quello che si diceva prima, no? Perché siete così poche? Raccontami anche qualche aneddoto divertente su questo fatto. Insomma, poi gli aspetti sono differenti, magari anche perché c'è difficoltà di accesso, perché magari è comunque un mestiere non così comune, insomma. Sì, ecco, appunto, la prima cosa è non è così comune e come si diceva, probabilmente è anche una questione di abitudine. Quindi non siamo abituati a vedere donne direttori della fotografia, direttrici delle fotografie su dei film o su, insomma, sui set cinematografici. Anche se appunto in questi ultimi, diciamo, 10 anni le cose stanno un po' cambiando anche in Italia, per fortuna, ti aggiungo. Però sì, siamo in poche ancora in Italia. Credo che sia una cosa appunto che derivi un po' anche dal passato, perché vabbè, come abbiamo detto anche in tantissimi lavori, no? Cioè, più alzi di grado, più hai, più mi viene il termine, ma insomma, di comando, diciamo così, e meno donne hanno accesso a questa posizione, insomma. E detto questo, appunto, per ridere, posso dire appunto che la storia che uno degli insegnanti che ho avuto. Ma questa è la scuola di cinematografia, la scuola No, sp... no, 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 no. Ah. Ma Mi sembrava un po', che eh. non si poteva stare sul set perché le donne non possono stare sul set perché non possono fare VP insieme in piedi, no? Quindi la dice lunga, ma no, è che appunto i mezzi comunque erano anche piuttosto pesanti, quindi anche questo dava modo di pensare che il sesso debole non può farcela, no? E certamente i ritmi dei set sono stressanti, sono pesanti, ma ne facciamo di cose anche più degli uomini, no? Possiamo anche partorire, quindi non vedo perché non possiamo portare una macchina da presa. E quindi sì, credo che sia un po', come si diceva, un'abitudine, una sorta di maschilismo anche che è radicato, ma se pian piano cerchiamo noi stesse donne di coinvolgere altre donne a fare questo lavoro, credo che in qualche modo si possa cambiare. E come Diventerà dici, una alcuni mezzi consuetudine. sono già questi cambiamenti in atto. Esistono già, no? Perché, per Sì. esempio, a scuola eri solo tu, c'erano altre donne No, nel comunque. mio corso, appunto, per fortuna eravamo in 4 donne e 4 uomini, ma ad esempio nei corsi precedenti c'era soltanto una ragazza e gli altri erano tutti ragazzi. Devo dire che appunto io non mi sono posta mai il problema. Ah, se ci penso dopo ho cominciato a vedere, ma cavoli, sono tutti uomini poi quelli nei titoli, no? Ma non, ecco, non mi sono fatta spaventare perché proprio non ci ho pensato, non ho avuto questa barriera, mentre magari appunto può succedere che qualcuno si faccia intimorire dal fatto che possa essere un ruolo E più succede maschile, anche in molti abituato altri a mestieri. vedere un uomo, ecco. Per fare la fotografia non ci vogliono i muscoli o che ci vuole una sensibilità. Ecco, la cosa, un gusto, una profondità dello sguardo a cercare appunto di interpretare una storia. Senti, sei una compagna di strada di grandi nomi, no? Per cui Stora, Rodelli, Colli, non stiamo a ripeterne, poi gli altri infiniti che insomma in Italia hanno avuto Oscar, sono stati premiati, eccetera. E vabbè, questo in qualche modo, quali sono stati magari i tuoi, sono stati alcuni di questi, sono stati dei tuoi riferimenti o semplicemente te li ricordi perché avendo visto i loro film, avendo sentito quello che No, dicevano? guarda, io non ho, è come quando mi chiedono se ho una canzone preferita, no? Certo che ci sono delle cose che mi hanno colpito di più di altre, ma non c'è un'unica figura, insomma, che ha segnato il mio percorso, proprio in virtù del fatto che sono talmente tante le storie da raccontare e hanno talmente tante sfaccettature, talmente tanti modi di poter essere illuminati che ognuno di loro possono avermi dato delle influenze, ecco.
Sono Sono tanti. tutte, sì, è Devo come. dire che, ad esempio, posso parlare dei primi film che mi hanno veramente coinvolta e che magari non sono per la fotografia, ma che mi hanno indotto a avere questo primissimo, è stato quello di Todo sobre Madre di Almodóvar. Ma perché rappresentava una mescolanza tra vita, teatro, arte, e quindi c'era sì, un'energia totalizzante, ecco, quindi questo è stato uno dei film che più mi ha catturato. Anche Senti, perché ma appunto io mi occupo anche di videoarte e ecco. espongo e quindi a volte il mio sguardo è anche, diciamo, come si dice? Anche da No, regista. sì, anche perché mi occupo anche di questo, ma è contaminato, ecco, diciamo, da più elementi, non è soltanto uno sguardo puramente cinematografico, e contemporanea è un must, e questo sta avvenendo sempre di più anche nel cinema, e così anche nel tipo di videoarte che faccio io. All'inizio, appunto, il fatto di sentirmi, tra virgolette, un po' più narrativa del genere videoarte che si intendeva, ti faceva sentire un po' a disagio, invece adesso è diventato proprio un linguaggio, no? Il cinema sperimentale, non che sia stato inventato adesso, ma voglio dire nel mio percorso, questo è stato un avvicinarmi graduale a riconoscermi in qualcosa, ecco. Certo, senti, e parlare appunto di fotografia, perché poi ognuno ha, è vero, interiorizza, no, dei film, delle letture, eccetera, e da lì poi nasce il tuo stile, chiaramente semplificando molto l'origine dello stile. E ci sono stati dei fotografi che ti hanno invece, non so, io per esempio, appunto nella fotografia c'è quel fotografo che ha quella luce. E da sempre vorrei catturare quella luce, insomma, no? Adesso se ti dico più Sì, pastosa, più, cioè, come la pennellata, no? Per cui allo stesso modo immagino che tu voglia, magari ti innamori di una particolare immagine. ancora una volta posso dire che non è soltanto la luce che mi interessa, ma ad esempio, se c'è una fotografa che mi ha molto interessato, e tra l'altro, ma forse perché avevo intrapreso un certo indirizzo nel mio tipo di fotografie, e tra l'altro poi l'ho scoperta dopo, è stata sicuramente Cindy Sherman, che però è sì, È perché molto anche mi cinematografico. travesto, perché io faccio delle messe in scena e qui mi sento molto affine a questo genere di fotografie. Ecco, infatti, senti. Allora, niente, vabbè, i tuoi nuovi progetti sono quello che stai girando adesso, sono dei documentari. Ecco, no, una cosa interessante, non c'è alcuna differenza per te lavorare un documentario e lavorare un film, è quello che ci siamo detti fino adesso, insomma. Sei Sì, comunque. no, a livello emotivo sicuramente non c'è differenza, tant'è che tante volte c'è uno stile più, diciamo, cinematografico sul documentario, e invece c'è uno stile più documentaristico sul film, per dire. Quindi alla Cosa fine, bella insomma, dei è la tua, è la tua. Scusami, ti ho interrotto, no? È la tua documentari. ricerca, insomma. Sì, no, mi sono persa un attimo, cosa volevo dire? Non mi ricordo più, perdonami, mi sono persa in questa cosa. No, no, ti dicevo io che se ci sono appunto, non adotti uno stile per il documentario e uno stile per il film, No, chiaramente, è un questo. tuo modo di. No, certo che no. Ovviamente in genere, quello che succede è che nei documentari ci sono troupe molto più snelle, quindi per forza di cosa anche i materiali che usi devono essere più snelli, ma questo vuol dire tutto e niente, perché ripeto, ogni storia, ogni progetto è a sé. Quindi, no, quello che volevo dire invece rispetto al documentario è che amo fare documentari anche perché ho un modo privilegiato di viaggiare, ma viaggiare non soltanto geograficamente, ma all'interno di spazi emotivi, tipo di persone che segui, di entrare appunto in un modo privilegiato nella vita di qualcuno. Ecco, ma e qui poi la tua penultima domanda, ma mi raccontavi che stavi appunto facendo invece
dei documentari sulla storia della tua famiglia anche, o su altri, o invece quello, sempre di storie di generazioni. Sì, un progetto personale che parla di una storia personale e riguarda appunto le generazioni che coinvolte, che sono io, mia madre e mia nonna, per poi diventare una cosa più universale ovviamente, ma parte in particolare appunto dal raccontare mia nonna, dalla differenza che c'è, no? Rispetto al suo vissuto e al mio, e al un mio ritorno, perché io ho vissuto appunto per molti anni a Roma e adesso sto invece, dopo essere diventata mamma, sono tornata nel mio piccolo paese di origine, quando sto lì, che sono sempre in giro, ma e appunto questo ritorno ovviamente riflessioni, ecco, e da lì è nato il progetto di cui ancora non posso parlare, perché appunto è un work in progress, ma sì, sono impegnata su questo fronte. Comunque queste storie un po' più... Sì, è una cosa legata alla religione, alla sessualità, insomma, al modo di interpretare la propria vita anche, no? Siccome appunto comunque ci sentiamo per la giornata contro la violenza sulle donne ed è ovviamente un argomento molto, molto doloroso e molto importante, e però credo che ognuno abbia un punto di vista, e soprattutto se sei una donna, al di là della rabbia insomma che si può provare nel sentire questa quotidianità che continua a rimanere quotidianità. Ecco, tu che cosa ne pensi? Beh, certo, percepibile, voglio dire, percepibile su tutti i fronti, come si dice, semplicemente da un lavoro, no? Di come vieni magari ostacolato per arrivarci banalmente, ma dalla violenza domestica, cioè, possiamo vederla a 360 gradi, per poi andare magari a delle violenze anche più settoriali, nel senso sei donna, sei di colore, cioè ci sono sempre anche dei microgruppi di discriminazioni, no? Sì. Questo è percepibile, è vero anche che appunto sempre molte più donne si aggregano e diventano più... solidali. Solidali, sì, grazie. Perché non è facile, però, sì, infatti. E questo non è probabilmente perché ce l'abbiamo nel DNA, è soltanto che c'è la necessità, ecco. Cioè, non voglio dire l'uomo è solidale con l'uomo, ma la donna è solidale con... Ma è stata proprio una necessità, credo, no? Quella di... Sì, no, ma anche perché appunto, oltre a un fatto, è sempre un fatto culturale, per cui sarebbe poi molto interessante anche sentire l'opinione degli uomini, che ovviamente, certo, non perché sono uomini sono d'accordo, anzi per la maggior parte, grazie a Dio, non sono d'accordo, però insomma è come se il baco sia più dalla loro parte, insomma, com'è possibile? Quindi si apre tutto un discorso di cambio di ruoli, di cambio del loro ruolo nella società, insomma, è piuttosto complesso. Quello che purtroppo rimane è una violenza quotidiana, e non soltanto la violenza del femminicidio, ma anche, appunto, no, certo. Ma anche più sottile e con molte sfumature. Senti, io ti ringrazio moltissimo e aspettiamo di vedere i tuoi documentari e i tuoi film. A presto, allora. Grazie mille. Grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi tantissime. Ciao. Ciao, ciao.